Buongiorno dalla redazione di Irpinia News, vediamo le notizie in breve. Operai della Irno Solofrana bloccano la Salerno-Avellino, protestano per non aver ricevuto ancora pagamenti di vecchi stipendi. A Solofra invece furto in un'abitazione mentre i proprietari dormivano. A Forino un anziano di 80 anni è stato seguito e poi derubato della propria pensione. Per il calcio Avellino i tifosi chiedono la riapertura della curva nord, mentre la querelle tra Pallavolo Avellino e Sidigas c'è l'intervento dell'azienda che sponsorizza la squadra, che dice che gli impegni sono stati tutti mantenuti. Dalla redazione di Irpinia News è davvero tutto, buona giornata.